ci servirebbe lo spazio per fare un fenomeno migliore. Già l'ho capito, sì. Perciò come sei partito? Il problema dello spazio per l'educazione fisica, sai, chiami? Cosimo. Il problema dello spazio dell'educazione fisica è che io quest'anno stavo anche cercando in realtà, perché mi ero anche un po', avevo anche recuperato magari un supplemento di finanziamento. Però il problema è che gli spazi che stanno lì nella struttura, avevo anche ipotizzato che c'era uno spazio sotto una vecchia sala conferenze, il vostro professore la conosce bene, insomma, nella sua precedente vita soprattutto. Lì c'è una grande sala conferenze in più, non so se voi l'avete già vista o no. E io avevo pensato, adesso non la stanno utilizzando più, che poteva essere utilizzata proprio per questa attività. Avremmo esteso il contratto, si pagava quello che si doveva pagare, insomma, magari contrattando un po', perché non è che ci stanno tutti questi soldi. Il problema è che però poi approfondendo, quello è un locale che sta quasi a due piani seminterrati. C'è una scala per accedere, che è una bella scala, però capite che fare, cioè, una cosa è andare a fare una conferenza, una cosa è fare un'attività didattica, un'attività scolastica, perché l'educazione fisica a tutti gli effetti è un'attività curricolare. In sostanza non c'erano condizioni di sicurezza previste per quel tipo di ambiente, perché due piani seminterrati, non ci sono aperture, capite, in questo periodo non avere nessuna apertura anche cosa comporta. Insomma, abbiamo dovuto rinunciare a questa idea. Si era anche ipotizzata allora di prendere uno spazio al piano terra, però era tutti gli effetti un pezzo della sala ristorante, non era neanche quella idonea. Insomma, non si individuava un locale lì che fosse idoneo. L'ho cercato molto, personalmente sono andato, però non siamo riusciti a individuarlo. È chiaro, quando è nata lì l'idea di mettere la scuola lì, in questa situazione, si era pensati all'occorrenza di idonei che ci sarebbe stata vicino, non troppo lontano, tutto sommato nelle vicinanze, la palestra del Matteo. È ovvio che però secondo me in qualche spazio dobbiamo reperirlo che sia specifico per voi. Però non è semplice trovarlo, vi dico la verità, cioè, ci siamo mossi, sono andato io personalmente a guardare quei locali per capire, mi ero anche entusiasmato all'inizio, però la scuola la devi mettere in locali che siano anche sicuri che rispettino alcuni standard, perché non è che non è sicuro nel senso che è pericolante, per intenderci. Però vediamo, io confido che qualcosa la riusciamo a trovare, però non è facile, perché la zona è abbastanza satura. Quando volete, però questo era una parentesi, poi possiamo continuare anche dopo, però hai dimostrato di essere degli ottimi giornalisti, l'avete subito messo in difficoltà, mi piace, ottimo inizio. Ovviamente anche se io adesso lo sto dicendo prima di iniziare, perché magari, però sai, l'occasione, io penso sempre che con i ragazzi quando c'è qualche problema sulle scuole, i primi che te ne possono parlare sono gli alunni, perché poi gli alunni che siano dell'infanzia o delle superiori sono sempre il centro attorno al quale ci muoviamo tutti, che siamo istituzioni, insegnanti, presidi o genitori. L'interesse è comune, non siamo su spazi differenti o su ambiti differenti, perciò a me piace sempre, nel mio comune, quando ero vice sindaco, prima di diventare sindaco, mi occupavo delle scuole, avevo l'abitudine di andare per abbastanza frequentemente in giro per le classi a guardare, a parlare, guardare gli ambienti, a parlare con i ragazzi, per cercare un po' di prevenire i problemi, di capire le esigenze, perché il problema non è solo quello che ti viene segnalato per iscritto con la nota. Prima di arrivare a quello si può fare tanto per rendere più sicura e più fruibile la scuola, quindi ci credo, perciò che ho chiesto se va tutto bene. Sì. Poi l'ho detto a quelli del Ferri, ma se c'è anche a livello di Mattei qualche cosa, insomma, potete parlarne adesso, non è chi parlate adesso tacete per sempre, potete parlarne anche adesso, insomma, se c'è qualche situazione. Altrimenti potremmo anche iniziare. Sì, bene, se magari queste care ragazzi bene. Cose delle provincia, quali sono le funzioni, i compiti, eccetera. Bene ragazzi, buonasera quindi e benvenuti nel Palazzo della Provincia di Isernia. Io sono Alfredo Ricci e sono il presidente di questo ente, il presidente della provincia. La provincia di Isernia è nata nel 1970, 3 marzo, l'anno scorso ha compiuto i suoi primi 50 anni dalla istituzione. Avevamo tra l'altro anche programmato una serie di avvenimenti, di eventi per l'occasione,
poi abbiamo dovuto rinunciare qualche giorno prima, perché come sapete l'anno scorso a fine febbraio era iniziata a montare una situazione che di lì a qualche giorno ci avrebbe portato tutti in lockdown, quindi dovemmo e bene facemmo decidere, all'epoca una decisione nostra, non fu una imposizione dell'autorità, ma bene facemmo a decidere di bloccare tutti gli avvenimenti e festeggiamenti che in qualche modo avevamo organizzato. È un ente che racchiude al proprio interno, nel proprio ambito territoriale, 52 comuni, compreso quindi il capoluogo, con una popolazione che si aggira intorno ai 90.000 abitanti, qualcosa anche di meno. Siamo sicuramente, non so se una delle province o la provincia più piccola da un punto di vista di abitanti in Italia, ma noi come Molise siamo un po' atipici da questo punto di vista, in quanto siamo una regione che di per sé è abbastanza è poco popolosa. Sapete che come regione abbiamo adesso ormai anche meno di 300.000 abitanti, e la provincia, in questa regione, la provincia di Isernia, ha un territorio in cui troviamo sostanzialmente un terzo dei residenti di questa regione. 52 comuni che fanno riferimento a questo ente. L'ente provincia, le province sono un ente molto importante, considerate che sono un ente locale, si considera, non le province insieme ai comuni, e sono un ente che è previsto espressamente nella Costituzione. Questo passaggio lo faccio perché le province, così come sono configurate oggi nel 2021, sono il risultato di una riforma intervenuta nel 2014. Si parla, a proposito delle province, di una legge denominata Legge del Rio, dal nome del proponente che all'epoca quindi la propose e la portò avanti. All'epoca in realtà questo processo di riforma delle province non era tanto un processo di riforma in senso progressivo, nel senso di ripensamento dell'ente, ma era un processo di riforma che voleva portare alla eliminazione delle province. Quindi il legislatore dell'epoca, il governo, il Parlamento, avevano deciso che le province, come ente di area vasta, si dice, quindi un ente che racchiude un territorio di una certa estensione e con determinate peculiarità, quindi che le province come enti di area vasta dovessero essere eliminate. E quindi la riforma del Rio, cosiddetta, introdotta nel 2014, andò a modificare radicalmente l'assetto organizzativo delle province. Il programma era quello di lì a qualche tempo di eliminare e sopprimere definitivamente le province. In effetti questo tentativo poi fu portato avanti perché ci fu un ulteriore progetto di legge, che era un progetto però di riforma costituzionale, ecco perché facevo quel passaggio prima sul fatto che le province siano previste all'interno, siano previste dalla Costituzione, perché per poter, se sono previste dalla Costituzione, perché possano essere eliminate, non è sufficiente una legge ordinaria, ma è necessario che ci sia una legge costituzionale o di riforma costituzionale. Ragion per cui fu portato avanti un progetto, un'iniziativa legislativa di riforma della Costituzione più vasta, una riforma a 360 gradi, che tra i vari tasselli prevedeva anche l'eliminazione delle province, il che poi non è avvenuto perché quel progetto di riforma costituzionale non ha avuto l'approvazione da parte dei due, in duplice lettura da parte dei due terzi del Parlamento, e quindi è stato sottoposto al referendum confermativo da parte al referendum confermativo. Quindi sapete che la riforma di una riforma della Costituzione richiede l'approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento due volte con maggioranza qualificata di due terzi per evitare il referendum, altrimenti se c'è una maggioranza non qualificata si va al referendum confermativo, che in quel caso però ha visto la bocciatura della riforma. E quindi ci siamo ritrovati con questa riforma monca, sostanzialmente, perché una riforma nata nel 2014 nella logica di eliminare le province è rimasta invece come riforma fine a se stessa. Questa modifica quindi dell'assetto delle province intervenuta nel 2014 da che doveva essere